Bella ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono Silverala e finalmente, mi dico proprio finalmente, dopo tanto tempo sono tornato a fare video su YouTube. È stato un periodo in cui ho avuto un sacco di impegni legati ovviamente alla social life, quindi ragazzi capitemi, non ho potuto, non mi sono riuscito a ritagliare lo spazio necessario per portarvi dei video su YouTube. Complice anche un periodaccio del Bari che è stato condito da numerose sconfitte in trasferta e partite in cui non avrei dovuto praticamente dire nulla. Nella contestazione del San Nicola, spettrale perché praticamente desolato, arriva il Latina che è una società che quest'anno sta attraversando più problemi del previsto, rischia anche di retrocedere in Serie C a causa dei numerosi punti di penalizzazione che gli sono stati inflitti e che gli verranno inflitti in futuro, ma ovviamente al San Nicola di Bari viene a fare una grandissima partita, quindi c'è da fare i complimenti a una squadra che ci ha privato della A 2 anni fa, o tre, scusate, 3 anni fa, e probabilmente noi l'abbiamo indirizzata verso la Serie C. Ma nonostante tutto, nonostante le difficoltà, a Bari è venuta a fare una signora partita. Il Bari invece ha sempre quella lacuna, magari, che quando arriva davanti alla porta, quando arriva nella tre quarti campo, sbaglia sempre l'ultimo passaggio. E nel primo tempo, quando viene imbeccato Parigini solo davanti al portiere da Floro Flores, il pubblico del San Nicola balza in piedi già gridando al gol, ma Parigini stecca clamorosamente il gol dell'1-0. Peccato per l'infortunio di Brienza, su cui voglio spendere qualche parola anche in questo video, perché se penso che un Parigini che va a sbagliare una cosa del genere davanti alla porta avrà l'arduo compito di sostituire Brienza per questi 2 mesi con annessi probabili, possibili playoff, mi viene praticamente da piangere. Il Latina nel primo tempo si fa pericoloso soprattutto con Daniele Corvia, che con una spettacolare rovesciata in posizione di offside, se non mi sbaglio, va a sfiorare un Eurogol incredibile. Nel secondo tempo il Bari si scuote ed è al 63esimo sul traversone di Isabelli dopo che la palla era stata recuperata da Floro Flores, un po' più in ombra rispetto alle prime apparizioni, ma con stasera abbastanza preciso e costretto ad uscire per un infortunio, che imbecca appunto Isabelli sulla faccia. Sabelli, un grande cross in mezzo, Galano prende la palla, controlla e con il piede sinistro scarica alle spalle di Pinsoglio con un tocco morbidissimo. Un gol importantissimo, un gol che anche dall'esultanza della panchina del Bari stesso, dei giocatori, testimonia come possa fungere da una vera e propria boccata di ossigeno in un momento difficilissimo. Il Latina attacca, però trova il modo di arrivare alla possibile via della rete del pareggio con Di Matteo prima e con Corvia sempre su punizione. È sempre preciso e molto attento Mikai su conclusioni molto insidiose. Quando la partita sembra finita, Maniero sfrutta un contropiede praticamente a tempo scaduto e Fedele viene atterrato nella lunetta dell'area di rigore. Ora è da rivedere se il contatto sia avvenuto effettivamente all'interno dell'area o fuori. Fatto sta che comunque, rigore o no, dalla stessa posizione al limite dell'area, Fedele scarica il suo classico tiro col destro alle spalle di Pinsoglio, che posiziona malissimo la barriera, addirittura sembrava stare ancora parlando con i suoi difensori, quando il mediano del Bari scarica il suo potente colpo da KO. 2-0 tecnico, 2-0 su cui non c'è nulla da obiettare. Comunque complimenti a Latina, perché non tutte le squadre fallite, non tutte le squadre che stanno attraversando periodi come quello che sta attraversando il Latina dopo la prima stagione sorprendente in Serie B, possono venire a fare una partita del genere al San Nicola. Quindi complimenti anche al Bari, che comunque oggi ha saputo gestire la tensione e non si è fatta prendere da quello che poteva essere il gioco del Latina, ovvero quello fatto da contropiedi e una buona difesa. Comunque stiamo parlando di una squadra che è rimasta catenacciara, però si sa scoprire, quando si scopre però imbarca acqua da tutte le parti. Stasera siamo riusciti a punirli e a castigarli nel momento più giusto. Bene, Galano e Fedele scacciano la contestazione, questo sta sicuramente ai giocatori dirlo, perché stasera il clima del San Nicola è stato veramente anormale, è stato veramente triste in un certo modo vedere come l'entusiasmo dei tifosi del Bari si sia affievolito, si è andato scemando nel corso del tempo dopo quell'illusoria vittoria di Benevento. Siamo comunque nei playoff, siamo settimi e abbiamo 50 punti. Ci sono tutti i motivi per sorridere e per riprendere tutti insieme questa rincorsa verso la Serie A, nonostante l'infortunio di Brienza, nonostante la contestazione, nonostante anche una sfortuna crescente che comunque in queste partite ha fatto il suo. Noi ci crediamo e restiamo uniti. Avanti Bari, riprendiamola. Bella ragazzi.